a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 1° gennaio 2020 e ci tenevo a portarvi con noi in questa giornata, così iniziamo subito l'anno bene. Allora, io adesso vado a farmi la torta in tazza come ieri per colazione, solamente che questa volta ho scelto, adesso ve le faccio vedere, queste proteine qui vegane. Alla vaniglia, sempre di Food Spring, e niente, quindi adesso vado a farmi la torta in tazza e poi me la mangio. Ah, pensavo di aggiungere solo 2 cucchiai di latte perché ieri mi è sembrata un po' asciutta e quindi proverò ad aggiungere 2 cucchiai di latte. Sentirete i bambini che parlano, ma non è che posso ucciderli. Come vi avevo promesso ieri, ma poi a furia di cucinare mi sono dimenticata, vi faccio vedere le agende, come ho deciso di dividerle. Allora, questa qui, la prima, col cane, è vecchissima ed è pienissima di ricette. Anche di ricette, siccome ho tanti libri che sono anche di mia suocera, avevo fatto, questi qua sono, per ogni libro avevo scritto nell'indice le ricette che mi piacevano, che mi convincevano. E poi, praticamente, se una volta provate ci piacciono, le lascio, altrimenti o le cancello oppure le traccio una linea. E quindi questo qui rimarrà quello delle ricette, anche per scriverci su quelle che ho trovato su internet e che mi piacciono. Anche questo qui l'ho lasciato andare, io vi dico, a tantissimi anni, non scrivo più così, quindi non so bene quanto tempo abbia, poverino. E proverò anche delle ricette che sono qui sopra. Questa invece la userò che per, come vedete qui, stilare delle possibili gite. Questa qua volevo farla già la scorsa estate ormai con i bambini, ma poi non siamo riusciti, quindi penso che la faremo quest'estate, giusto per non stare fermi in casa a non fare niente. Si potevano andare a vedere questi musei che sono qui appunto ad Alessandria, quindi vicini. E poi vorrei anche scriverci le idee che ho per i video e più o meno una specie di programmazione per quanto riguarda alcuni tipi di video, per esempio quelli dei prodotti finiti. Noi ne finiamo veramente tanti, quindi probabilmente non saranno a cadenza mensile, ma quindicinale. Quindi ogni 15 giorni farò un video dei prodotti finiti, sia senza glutine che col glutine, li metterò assieme, in modo da dividere la roba, perché se me la devo tenere per un mese mi riempio di borse piena di roba. E quindi questa qui la vorrei usare per questo, mi piace un sacco il colore. Questa invece, che sarà, che l'avete già vista, non so se l'avete già vista, comunque l'ho usata in questi ultimi giorni dell'anno, mi sono trovata bene.
È un po' grande in realtà, infatti volevo scambiarle, però lo userò per la spesa, così potrò dividere anche nei vari supermercati, perché comunque poi alla fine è quello che succede a me. Devo poter dividere nei vari supermercati, perché magari certe cose le compro, per esempio al Penny come il pesto senza glutine, mentre altre, la maggior parte, quasi tutte, le compro tipo all'Eurospin. Poi magari c'è qualche cosa che mi serve in particolare che però in questi due supermercati non hanno, quindi devo andare al Bennett e perciò mi serve una pagina grande. Quindi questa qui la userò solo per scriverci la spesa e sarà sempre dentro la mia borsa, insieme a questa piccolina rosa. Questa blu invece l'ho già usata da aprile del 2019. La userò per scriverci le spese fisse e quelle che andiamo a fare e quelle che andrò io a fare, perché generalmente sono io che faccio la spesa, che vado a pagare i bollettini e tutto quanto. Segnerò un'uscita che in realtà è già scritta qui nelle spese fisse, che sono i soldi che praticamente Maurizio si prende per andare avanti tutto il mese, visto che comunque sta fuori tutto il giorno, e quindi quelli lì sono già segnati, e poi andrò a scrivere tutto quello che spendo io, perché ho visto che con l'app viene un casino e non riuscivo a... E poi proprio per il fatto di evitare di usare il telefono così tanto tempo, perché alla fine per una cosa o per l'altra ce l'ho sempre in mano, perciò sto cercando di levare un po' il telefono e di tenere invece la carta, che mi sembra meglio come in generale. Anche questa qui è fatta così sbirluccicosa come quella fucsia, però è azzurra, che è il mio colore preferito. Questi qua sono i miei colori preferiti, azzurra e fucsia. E niente, quindi questa qui la userò per scriverci appunto le spese. Ho provato anche ad utilizzare il Kakebo, ma non mi ci trovo. Poi invece questa qui che avevo già fatto vedere a Panda, che è bellissima, mi piace un sacco perché qua è pelusciosa. La userò, e ancora non ho iniziato, per usarla come bullet journal. Ora devo aspettare che si sveglia Giorgia, perché mi deve prestare le penne colorate, perché io non ne ho più, perché loro me le hanno sfasciate tutte e me le sono ordinate oggi su Amazon, che avevo preso un buono da Six Continent da 50 euro di Amazon con i crediti completamente, e quindi praticamente le cose non le ho pagate, quelle che ho preso oggi, e mi sono presa le penne colorate. Arrivano il 3, oggi appunto è l'1, quindi appena arrivano ve le farò vedere, vi farò un unboxing delle cose che ho preso su Amazon, che non è, sono quattro cose, comunque ve le farò vedere. E quindi adesso aspetto Giorgia, così poi inizierò a decorare questo e a impostare un pochettino le altre. E vi farò vedere quello che vado a fare. Questa qui pelusciosa, l'idea sarebbe di tenerla sempre in borsa, proprio perché è un bullet journal, quindi cioè, ci scrivo sopra quello che devo fare, devo poterlo cancellare nel momento in cui lo vado a fare. Ora, qual è il problema? Che ho uno zainetto microscopico, e quindi dovrò trovare un'altra borsa dove metterci dentro le mie cose, il portafoglio, il telefono e questa, perché sennò non ci sto. Giorgia mi ha portato il suo astuccio con le penne colorate e quindi adesso vado a preparare le agende e vi metto in time lapse, così vedete quello che faccio. Poi naturalmente vi farò vedere come viene finito ogni agenda.
finalmente ho finito. Adesso vi faccio vedere come sono venuti. Allora, questa qui ho scritto gite idee e niente, l'ho colorato, ripassato. Qua ho evidenziato che l'evidenziatore di Giorgio e qua ho scritto le idee per i video YouTube. Anzi, devo andare ad aggiungerne due che mi sono venuti in mente strada facendo, ma le aggiungo dopo. Qui non ho fatto niente perché comunque l'agenda è già super iniziata, perciò non sono andata a farci niente. Qua ho scritto liste della spesa in copertina, poi andrò magari strada facendo ad aggiungere degli adesivi, qualche cosa. E ho iniziato a scrivere Eurospin e quello che devo prendere. Con un puntino di fianco, così quando andrò al supermercato che lo compro, con una penna vado a farci una X e rimane comunque ordinato, ma so quello che devo comprare. Di fianco, nella parentesi, invece ci metterò quanto ne devo prendere. Poi invece questa qui, quella delle spese, allora febbraio l'ho scritto a matita perché non so in realtà quanto spazio mi serve per scrivere le spese che faremo. Qua ho scritto semplicemente 2020 con la matita, come avete visto, ho cancellato e rifatto tantissime volte perché non mi piaceva, e poi l'ho ripassato con le penne colorate, basta. Anche qua i pallini, in modo che ogni volta che andrò a pagare quella cosa lì, farò una X e saprò che l'ho pagato. E poi invece il bullet journal, allora è ancora da finire in realtà. Perché qua, vabbè, ho scritto bullet journal, l'anno, gennaio, poi ho scritto il giorno. Io avevo anche in un altro bullet journal che avevo, mi sono trovata molto bene coi cuori perché sono facili da fare e facili da colorare. E niente, poi ho scritto quello che dovevo fare oggi. Mi mancano ancora due o tre cose. Cuore colorato pieno vuol dire che l'ho fatta. Cuore vuoto vuol dire che ancora la devo fare, cuore con la freccia vuol dire che l'ho rimandata domani, cuore praticamente colorato solo per metà vuol dire che l'ho fatta per metà. Adesso poi dovrò andarmi a fare qua una leggenda anche per metterci i numeri delle pagine, in modo che se poi, e l'indice anche, se andrò a cambiare. Magari a scrivere, non so, una lista dei libri che sto leggendo, piuttosto che magari avevo segnato qualcos'altro su quell'altra che avevo fatto dei disegni, ma non mi ricordo. Comunque, qualsiasi altra cosa vada a fare diversa da quella che è questa, così almeno la posso scrivere e, sapendo la pagina, se mi serve, posso andare a vedere direttamente senza girare tutta quanta l'agenda. E niente, quindi questo qua sarà il bullet journal. Adesso vedrò poi quando riuscire a farlo, perché devo impostarlo un attimo, poi devo usare gli scotch per attaccarlo. Comunque vi farò vedere quando lo faccio. Per adesso è tutto, è fatto così, ve lo faccio vedere da vicino, niente di che, è una scrittura normale, anche perché non so fare altre scritture, non so se riuscite a vederlo. E basta. Venerdì il 3 arriverà la card da mettere nella videocamera, perché altrimenti non la posso usare. E poi quindi da lì inizierò a girare i video con la videocamera. Per adesso invece sto usando il cellulare di Gabriele. E quindi così almeno anche lui tornerà ad avere il suo telefono senza doverlo prestare alla mamma. E basta, quindi adesso vi giro e vi saluto. Eccomi, sempre con i miei capelli da squilibrata. Io spero di avervi tenuto compagnia. Spero, rallenterò un pochettino il time lapse, così almeno riuscirete a vedere un pochettino di più quello che ho fatto. Comunque, spero di avervi tenuto compagnia. Spero che vi sia piaciuto, di avervi dato spunto. E niente, adesso vado a preparare la cena, così almeno mangiamo e noi ci vediamo al prossimo video.